Benvenuti in questa nuova registrazione. Adesso andiamo a vedere un altro contatto. Questo è per Eleonora. Vabbè, qua richiede di scaricare i driver. Vabbè, ok. Andiamo a schermo intero. Adesso passiamo alla seconda persona, alla seconda persona che chiede il contatto. Eleonora chiede di parlare con il suo papà Roberto e mi guide. Roberto, ci sei per tua figlia Eleonora? Eccoci qua subito. Preso, peso. Spiega che comunque ha dovuto intraprendere un suo percorso per incominciare ad andare nella luce. Allora dice: con te è estate, praticamente in questa estate lui è con te. È con te perché Dio è molto buono, dà la possibilità ai nostri cari di scendere e venire a trovarci e di rimanere anche un determinato tempo per noi, che per loro non è un tempo. È un discorso un po' complicato da spiegare, che molte persone ancora non hanno capito, perché molti sensitivi medium vi dicono che di là non esiste tempo, ma poi di qua dicono che il tempo c'è. Allora non sono coerenti. A parte il fatto che è spiegabile in un'opzione e basta. Di là non c'è tempo e quindi possono andare indietro nel nostro tempo e avanti nel nostro futuro. Ed ecco spiegate anche alcune metafonie, non solo metafonie, chiaroveggenze di determinate anime che dicono determinate cose. Non è perché sono anime cattive, anime burlone o ne ho sentite di tutte di cotte di crude, ma bisogna arrivarci con un ragionamento logico. Il ragionamento logico è nella fisica quantistica. Se iniziate a studiare un pelo la fisica quantistica capirete determinate cose. E noi siamo scandagliati dal tempo perché siamo in una parte molto densa e intrisa di materia, e poi a noi ci hanno abituato che dobbiamo fare le cose col tempo, cioè ci diamo gli appuntamenti con il tempo. Ci troviamo alle 8 lì o alle 15 lì, alle 8 vai a lavoro, a mezzogiorno torni a casa. Questo è lo scandagliare del tempo. Non solo lo scandagliare del tempo è determinato dal fatto perché comunque c'è la luce del sole, arriva il buio, ci sono le giornate, c'è il giorno, c'è la notte. È un discorso abbastanza lungo e complicato, però mi sono un po' stufato di vedere determinati discorsi veramente stupidi e da ignoranti, ma anche proprio da persone che comunque mi aspetterei un determinato tipo di affermazioni. E bisogna spiegare queste affermazioni, vuol dire di là i nostri cari non hanno tempo, poi di qua no, ce l'hanno il tempo. No, non è così. Quindi andiamo avanti in questa sessione, perché sennò dice era mio camice. Molto probabilmente si sta riferendo a una sua camicia che tu forse o hai ancora o hai altre camicie, cioè o camicie, magari la tieni per ricordo, per farsi riconoscere che lui menziona questa camicia che era sua, era del tuo papà, cara Eleonora. E poi dice
è lì che viene frasi, cioè praticamente ti sta dicendo che quella camicia era sua, e qui che viene la frase che ti vuol far capire che comunque è sua quella camicia, molto probabilmente la tieni. Poi questa è una mia interpretazione, cerco di interpretare quello che dicono, poi sta a voi capire veramente fino in fondo che cosa sta dicendo il tuo caro, e se soprattutto è inerente alla vostra vita il vostro caro, ecco. Perché comunque si infilano sempre, anche sto giro si sono infilate alcune anime quando non volevano rispondere o non riuscivano a rispondere, perché non è facile comunque la metafonia per loro, ma anche per noi, si infila un'anima e dice qualcosa, quello che vuole dire. Nella sessione che ho fatto quella mattina si è infilata un'anima in due o tre sessioni, che ha detto alcune cose che mi fanno capire che comunque non è per l'interessato di quella sessione che sto facendo in quel momento, ma è un altro parente di qualcuno che sta cercando di mandare un messaggio al suo parente. Insomma, è una cosa un po' complicata. Non ho sentito interazioni, però io comunque ti chiedo, o chiedo alle mie guide in qualche maniera di rispondere. Purtroppo Roberto è passato oltre, a soli 24 anni per un incidente. Chiedo se questa cosa, questo trauma l'hai passato, hai bisogno di qualcosa, sei nella luce. Dice che ti ha visto. Praticamente ti dice che ti ha visto. Sei bella e vede terra, praticamente è in un piano dimensionale dove lui vede terra, quindi per me sta abbastanza bene, nel senso. Poi ti dice che non ti manca niente nella vita, nel senso, ce l'hai l'utile, cioè quello per vivere tranquillamente ce l'hai. E poi ti do un consiglio, guarda su, vai in alto, allora guarda su, che sicuramente comunque ti manderà un messaggio anche nel cielo, e vai in alto, accresci sempre il tuo essere, tra virgolette, umano, e se vuoi anche spirituale o religioso o quello che sei, nel senso, siamo qui per un percorso di crescita e non di evoluzione. Come ultimamente sto vedendo che l'essere umano si sta andando 8 passi indietro e ne fa uno in avanti, insomma. Mi è parso di capire che tu sei lassù e quindi stai bene. Allora Eleonora ti fa una domanda molto interessante, intelligente. Vuole sapere se stai bene e se mi sente a livello animico, anche se non ci siamo praticamente conosciuti nella vita terrena. Che dire, conferma quello che ha scritto Eleonora, e lui dice: è vero, non ci siamo conosciuti, perché sicuramente non c'è stato tempo, eccolo qui il tempo. E adesso il suo papà spiega una cosa molto importante per tutti noi, che bisogna capire bene, che molti ancora non l'hanno capito. Faccio ripetere la frase. Piano c'è, quindi anima ha un percorso da fare, il tuo papà aveva un percorso da fare e quindi aveva un piano, ce lo spiega chiaramente e qua ci dà la conferma di questa cosa. Voli e spera, aspetta e spera, nel senso che comunque fai il tuo cammino nella vita terrena, ma cerca di volare, nel senso, cerca di essere tranquilla, serena,
di dare una mano al prossimo, di rimanere nell'amore di Dio Padre, ecco, insomma, di Papà Dio. E gli insegnamenti che comunque ha fatto un personaggio che si chiamava Gesù, che qualcuno dice che non esiste, non è mai esistito e non c'è nell'altra dimensione. Invece non è vero. Anche canalizzazioni di essere bidimensionali conoscono bene chi è il re. Il re chi è? È Gesù. Anche in metafonia, quando dicono re, si riferiscono a Gesù. Lo vedremo in un'altra... in un altro contatto. E dice vittime, noi tra virgolette in questa situazione siamo delle vittime, perché comunque dobbiamo fare il nostro percorso e ci capitano sia cose belle che cose brutte e siamo vittime. Questo è un passaggio fondamentale che ci dà il tuo papà del nostro essere qui, ecco, insomma. Qui non so se è inerente a te, io non ho capito bene se è il tuo papà che parla o qualcun altro, perché parla di un figlio. Non dire boh. Tuo figlio, non dire boh, questo lo saprai tu, se è inerente a te. E poi dice si è salvato poi, non so se hai un figlio, se ha avuto un incidente o qualcosa. E poi dice che si è salvato, o tra virgolette quest'anima sta dicendo che una determinata persona ha un figlio e avrà un problema e si salverà, ecco. E poi dice stanno benino, non so a chi si riferisce, se è sempre la stessa anima che sta parlando di questo figlio che si è salvato e magari qualcun altro, i suoi genitori eccetera, stanno benino, o i nonni stanno benino, non lo so. Questa porzione lascio con un punto di domanda, non so se riguarda te o meno. E dice che questo sicuramente tuo papà, lo so perché lo sento, ti dice che ti adora, ti ama, che cosa vuoi più. E poi dà un'indicazione su un CD. Non lo so se hai visto vibrare qualcosa in casa, in questo caso lui dice CD, magari una musicassetta o un qualcosa che assomiglia a un CD. L'hai visto vibrare, l'hai visto forse muoversi, o tu ascolti molta musica e lui sta dicendo guarda vibra CD, nel senso ti vedo che comunque ascolti musica e vede questo CD, o non lo so, comunque state a capire. In questo caso cosa dice vibra CD, che poi qua stranamente fa un suono strano tipo una radio. Inizia a fare molto caldo, sento caldo, sento un coinvolgimento per questa sessione, sento che sei accanto a tua figlia, sento che comunque ti dispiace un po' di come sono andate le cose, ma così dovevano andare. E qui la mia sensazione, nel senso, è giusta quello che sentivo. Lui ce l'ha detto già prima e come vedete ha anticipato un po' le mie sensazioni. Ecco qui che si parla di tempo, spazio e futuro. In un prossimo futuro che è stato di 2 minuti, lui aveva già risposto. È questo che volevo far capire a determinate persone, che vabbè, sento un grande amore, mi confermi queste mie sensazioni? Non c'è bisogno che conferma queste sensazioni, perché le ha già confermate in anticipo, in largo anticipo. Caro Roberto, allora dice bello, bello nel senso che comunque io ho provato queste determinate sensazioni in questa situazione, e dice bello, borse sono pesantezze comunque che ha, perché comunque anche a lui è dispiaciuto partire prima del dovuto, nessuno se ne vuole andare.
e dice: ah sì, borse, peso, nel senso, ah sì, purtroppo le cose sono andate come dovevano andare, perché lo spiega all'inizio. E poi dice: questo messaggio per me, sì, parlaci, fai affinità, nel senso, vuole che comunque tuo papà ci parliamo, magari hai un qualcosa da dirmi e magari io ti posso aiutare, insomma, ecco. E mi dice a me di sì, o anche a te di sì, cioè, se vuoi scambiare quattro parole, io appena posso scambio le parole con tutti, come è successo anni fa, 4-5 anni fa, feci una registrazione per una cara mia amica che adesso, cioè, siamo grandi amici, una cara anche lei, mia amica, che si chiama Maddalena, gli feci una sessione di metafonia e adesso siamo diventati grandi amici. In quel tempo io facevo la metafonia alla radio, gli ho spiegato quello che gli diceva suo papà e poi lei ha capito. Io nella metafonia diceva una parola che a me non mi dava nessun tipo di riferimento, poi era anche gli inizi comunque che facevo i contatti per le persone. Salta fuori che praticamente questa parola, io volevo cestinare questa parola, ma lei mi fa: mi mandi la traccia un po' rallentata perché io sento una cosa che tu non l'hai messa nel video. Allora io rallento la traccia, eccetera eccetera, e praticamente il suo papà, io non lo sapevo, menziona la città dove lei abita praticamente, e dopo saranno 5 anni che ci conosciamo. Beh, comunque siamo grandi amici, ci sentiamo tutti i giorni, ci aiutiamo a vicenda nelle nostre problematiche giornaliere, di vita, eccetera, insomma. Ok, grazie, ho sentito varie interazioni. Non ti faccio la domanda perché nella luce, perché ho capito che stai bene, ci sei già, e vuoi dire ancora qualcosa a Leonora? E dice che c'è troppa gente, e purtroppo è così. Anche nell'altra sessione che abbiamo visto, quella di Monica, quest'anima si lamenta che c'è troppa gente. Purtroppo è così, non ci posso fare niente. E poi qua non è il tuo papà, perché parla questo video, dice qualcosa riguardo alle cuffie. Molto probabilmente un suo caro potrebbe capire che questo Ivo ha questo messaggio di queste cuffie, insomma, non è inerente a te, ecco, è per un'altra persona, vedi? Tuo papà dice troppa gente, poi si infila qualcuno e io non ci posso fare niente, sono troppi. E poi diceva: quando va decidi, non penso che sia per te, o magari tu, non so se hai una sorella, un parente o qualcosa, Eva, quando va decide. Ok, grazie Roberto, ti do ancora un 30 secondi liberamente, se vuoi dire ancora qualcosa alla tua e a Leonora. Allora qui dice: fai attenzione Leonora, perché tuo papà sta dicendo che qualsiasi tipologia, cioè tipologia, vabbè, qualsiasi tipo di sbaglio che facciamo in vita dopo li paghi. E questo è un messaggio sia per me sia per te, ma per tutti noi, perché qualunque cosa facciamo paghiamo. Poi dove, cioè noi paghiamo, poi quando andiamo nell'altra dimensione, andiamo sicuramente, se dobbiamo pagare qualcosa, andiamo in un livello più basso, poi dove, questo è, poi dove vai? Vai in un livello più basso, più alto, dove c'è più luce, meno luce, scusate, eccetera, eccetera. E poi dice... nega fiume, nega, loro considerano una specie, un fiume, praticamente un distacco dalla nostra dimensione alla loro dimensione. E poi idee troppe, ha molti progetti di tuo papà da fare. Grazie.
Ringrazio Roberto. E niente, torniamo al mio faccione. Ok, questa qua è un'altra registrazione, ho cercato di stringere un po', sennò diventano troppo lunghe, passa a mezz'ora, ecco adesso siamo sui 20 minuti, quindi ci dovremmo esserci. Grazie per aver visto questo video, piano piano uscirò con le altre registrazioni. Alla prossima. Adesso passiamo alla seconda persona, alla seconda persona che chiede il contatto. Eleonora chiede di parlare con il suo papà Roberto e mi guide. Roberto, ci sei per tua figlia Eleonora? Non ho sentito interazioni, però io comunque ti chiedo, o chiedo alle mie guide in qualche maniera di rispondere. Purtroppo Roberto è passato oltre a soli 24 anni per un incidente. Chiedo se questa cosa, questo trauma l'hai passato, hai bisogno di qualcosa, sei nella luce. Mi è parso di capire che tu sei lassù e quindi stai bene. Allora, Eleonora vuole ti fa una domanda molto interessante, intelligente. Vuole sapere se stai bene e se mi sente a livello animico, anche se non ci siamo praticamente conosciuti nella vita terrena. Inizia a fare molto caldo, sento caldo, sento una coinvolgimento per questa sessione, sento che sei accanto a tua figlia, sento che comunque ti dispiace un po' di come sono andate le cose, ma così dovevano andare. Sento un grande amore, mi confermi queste mie sensazioni? Caro Roberto, ok, grazie, ho sentito varie interazioni, non ti faccio la domanda perché nella luce, perché ho capito che stai bene, ci sei già, e vuoi dire ancora qualcosa a Eleonora? Ok, grazie Roberto, ti do ancora un 30 secondi liberamente, se vuoi dire ancora qualcosa alla tua Eleonora. Ok, grazie, ringrazio Roberto.